Amici, buongiorno! Finalmente è venerdì, il giorno più bello della settimana, perché inizia il weekend ovviamente, tutto in discesa ormai. Allora io adesso bevo il mio cappuccino, poi inizio a lavorare, ma prima, visto che sono le 8:30, voglio andare a fare un po' di tapis roulant e un po' di esercizi. Oggi mi sento nel mood giusto e quindi ne approfitto. Poi ovviamente inizio a lavorare alle 9:00. Pausa pranzo, ho già il pranzo pronto perché ieri mi sono preparata le lenticchie con riso basmati da portare al lavoro, solo che ne ho fatto una quantità industriale, quindi ne è avanzato un po' e oggi mangerò quello a pranzo, tanto sono da sola perché Daniele credo andrà a pranzo con Claudio. Ale è dopo scuola come al solito e stasera nuoto e mi basta, non ho grosse cose in programma per oggi se non riordinare un pochino e magari iniziare a fare qualche lavatrice, perché sono un pochino indietro con le lavatrici, soprattutto per la roba di Daniele che ultimamente si cambia praticamente 8-9 volte al giorno, cioè c'è una marea di roba solo sua, non capisco come sia possibile. Programmi per il weekend invece, proveremo finalmente il nuovo barbecue, non vedevo l'ora, non abbiamo ancora potuto provarlo perché non avevamo il pellet, ieri è arrivato e quindi questo weekend si fa il pulled pork, perché ho già visto che Claudio ha tirato fuori le due coppe intere e delle due spalle, le due coppe, non so come volete chiamarle, insomma il pezzo è sempre quello, e siccome erano in freezer le tirate fuori stamattina, secondo me per farle poi domani mattina, quindi io farò i miei soliti panini, i mini buns o buns, come volete chiamarli, comunque i panini degli hamburger per capirci, e non so se domani è pranzo perché il pulled ha una cottura lunghissima, quindi secondo me lo faremo per domani a cena, cioè inizierà a prepararlo domani mattina e lo mangeremo poi domani sera a cena. Abbiamo preso anche una serie di salse da Barbecue Paradise, sapete che è il nostro fornitore principale di rub e di salse. I rub sono le spezie che si mettono sulla carne, ce ne sono un milione di tipi, anche di salse ce ne sono un milione di tipi. Ne abbiamo prese due al BBQ, un po' particolari, e non vedo l'ora di assaggiarle perché sono veramente curiosissima. Adesso vado a finire il mio cappuccio e vado a fare un po' di ginnastica, altrimenti poi si fa troppo tardi perché, come ho detto, alle 9 inizio a lavorare. Noi ci aggiorniamo poi più tardi. Qui c'è la coppa e qui c'è il nostro nuovo barbecue. Ieri sera abbiamo fatto la prima accensione ed è andata super bene. Oh, pesantissimo! Dentro è fatto così, c'è questa piastra che potete mettere dove volete all'interno del barbecue. Ha due ripiani ed è veramente gigantesco, non vedo l'ora di provarlo domani. Qui c'è il serbatoio del pellet che adesso è vuoto e qui sotto abbiamo il monitor per tutte le impostazioni del barbecue. Qui c'è la sonda che va all'interno, qui davanti c'è un ripiano che adesso non tiro su, però si blocca e viene proprio qui davanti per appoggiare le cose, e qui di fianco c'è un altro ripiano che stessa cosa, viene su e si blocca per appoggiare altre cose. Poi ci sono anche gli agganci qui davanti per mettere gli attrezzi, vedete lì, ed è veramente strafichissimo. Adesso domani di sicuro vi faccio il video, così vi spiego anche due cosine in più, ma come sapete è Claudio l'esperto di barbecue, quindi domani vedo un attimo di coinvolgerlo nel video, così magari vi spiega qualcosina in più rispetto a quello che potrei dirvi io e vi dà qualche informazione un po' più dettagliata sui vari passaggi, sui vari programmi, temperature e quant'altro. Che ridere, stavo guardando i vostri commenti sotto lo scorso video dove ho detto che voglio comprarmi che voglio comprarmi il 100 gradi, cioè sono proprio stordita, a volte parlo, vado come un treno e non mi accorgo delle cretinate che dico. Volevo dire 100 grammi, ho detto 100 gradi perché volevo stare calda, no? E allora mi prendevo il piumino. Signore. Intanto lei non ci abbandona mai, ha deciso che vive qui, si sposta da finestra in finestra, un po' sulla porta e resta qui con noi, ha deciso che tutto l'inverno lo fa qua,
carina. E qui invece c'è la mia disgrazia di aiuola, ma volevo farvi vedere che sono spuntate altre piante di pomodori. Cioè, guardate, ce ne sono una marea. Il punto è che non diventeranno mai rossi perché ormai fa freddo. E quindi a malincuore dovrò sradicare tutto e dare una sistemata, perché è veramente un disastro. Devo anche legare il rosmarino perché è diventato veramente prepotente, e solo che si sta allargando troppo, io ho paura che poi lì in mezzo si rompa. Quindi questo weekend devo assolutamente dedicarmi alla sistemazione di questa aiuola, perché è in uno stato indecente. In più, giù di sotto c'è un ramo di questo pomodoro qua che ha una serie di pomodori tutti rossi che penzolano sopra il garage. Quindi devo assolutamente sistemare, anche perché chi poi parcheggia lì, che viene magari da noi, vede sta disgrazia e non è proprio carino. Allora, piccola pausa, mi sono fatta un croissant delle Tre Marie vuoto e una tisana alla verbena. Ormai è iniziato il periodo tisane, assolutamente, anche in ufficio, e devo soltanto rifornire il cassetto delle tisane, perché non ne ho più tantissime. Ho qualche tè, però rispetto al tè, visto che già bevo il caffè al mattino, il cappuccino eccetera, preferisco la tisana o l'infuso. Quindi devo fare un po' di shopping. Adesso mi mangio questa brioche buonissima. Allora, pausa pranzo terminata, io ho mangiato tipo in 5 minuti il mio riso e lenticchie, mi sono messa sul divano a guardare la TV e mi sono addormentata completamente. Adesso sono le 2:10, io inizio a lavorare, nel frattempo è arrivato anche Claudio e Daniele. Claudio è già andato al lavoro e hanno portato delle cosine, castagne e funghi porcini, dopo ve li faccio vedere. Adesso accendo il PC e mi metto al lavoro, noi ci vediamo un po' più tardi, anche perché poi mi devo dare una sistemata, mi devo cambiare, perché ho finito di lavorare, devo andare a prendere Ale dopo scuola e poi portarlo al corso di nuoto. Non so che cosa preparerò stasera per cena, ma visto che ho dei porcini nel frigo, magari mi invento qualcosa con i porcini, tipo un risotto o i porcini fatti impanati, fritti, due tagliatelle, vediamo, dopo decido. Adesso al lavoro. Spesona di Claudio. Allora, ha preso un bel po' di pesche, le castagne che sono anche belle grosse e i funghi porcini, bellissimi, c'è un profumo che non potete capire. Questi qui stasera li preparo, ovviamente non tutti perché sono tanti, qualcuno lo congelo e qualcuno lo faccio stasera. Adesso mi invento qualche ricetta. Allora, intanto è arrivato anche il pigiamino che prendo per Ale, adesso lo faccio vedere. Perché non aveva nessun pigiama per questa stagione, cioè aveva soltanto quelli in pile super pesanti invernali, e quindi gli ho preso questo qui di Star Wars che ci è piaciuto subito. Vediamo un pochino, ma carino. Dai, molto carino, bella anche la stampa. E questo è il pantalone, perfetto direi, la taglia mi sembra giusta, bello, molto molto contenta. Questo qui l'ho pagato, non ricordo più, 20-22 euro. Allora, oggi giornata pazzesca, giornata finita tra l'altro, sto andando a prendere Ale e andiamo a nuoto. Finiamo il tramonto.
arrivati a casa, sono stanca, morta, ho un mal di testa pazzesco perché ho anche fame. Questo mi attivo. Ciao! Allora, cosa ne pensi? Bellissimo. Mi sembra... Sì, pelino abbondante, ma non importa, sì, dai. Cadono un po' i pantaloni, perché ho preso 9-10 anni. Perché 8-9 mi sembrava piccolo. Invece questo qui, adesso tanto che lo laviamo, eccetera, vedrai che un pelino si... si... Sei contento? Non si direbbe. Zoom, sì. Cena terminata, sto bevendo un latte matcha, sto per bere un latte matcha e qui invece c'è Claudio che sta siringando la coppa. Questa mi ha comprato un 100 gradi. In che senso? Un piumino 100 gradi. Che simpa! Stiamo siringando, come si dice questa cosa che stai facendo? Injection nella coppa per fare poi domani il pulled. La vogliamo fare questa video ricetta del pulled? No. Perché? Non vuoi condividere i tuoi segreti del pulled? No. Ma volevamo far vedere il barbecue? Far vedere il barbecue. Senza condividere i tuoi segreti del pulled? L'ho chiuso, va bene. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Ciao, buonanotte. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.